Ciao a tutti ragazzi, sono Gonxavidol, benvenuti in questo nuovissimo video. Questo video sto provando a farlo da tipo 3-4 giorni, dal giorno dell'aggiornamento, ed è veramente, veramente, veramente un casino. Devo scendere ai PMlet, farvi vedere il bug che vi ho fatto vedere ieri, o meglio, sfruttare il bug che vi ho fatto vedere ieri, sperare che ci sia gente soprattutto, perché ogni volta che io scendo ai PMlet non c'è un'anima viva, rimango io da solo a lottarmi tutto e trovo armi fantastiche, ma nessuno che vuole venire a fightare. A quanto pare questa volta non sarò da solo. Dimmi, ti prego, che sei tu la mia cavia, dimmi, ti prego, che riesco ad ucciderti. Allora, ho bisogno di stare in questa zona, ho bisogno di trappole e di pompa. Vediamo, ok, un pompa ce l'ho. Una chest ce l'ho. Vabbè, non mi lamento. Allora. Non entra. Ok. È qui. Non riesco a baitarlo. Ho bisogno di togliere le motte, per favore. Toglimi le motte, toglimi qua. No, togli. Una che finisce veloce che posso saltare, ok. C'è qualcun altro qua? Dai. Avvicinati, ti prego. Ti prego. Un altro qui. Non riesco ad ucciderlo. Non mi vede. Non ho un assalto, questo è un problema. L'ho fatto veramente. L'ho fatto veramente, ragazzi, mi bannano. Sicuro al 100% mi bannano. Spero di no. Perché questo account c'ha un bel po' di roba. In effetti non so perché l'ho fatto con questo account, ragazzi. Ma non fatelo perché se non volete l'account bannato non vi conviene farlo. Comunque, io sono riuscito nel mio intento dopo 3 giorni. Vi giuro, non ne potevo più. Speravo di riuscire a fare questo video. E se la partita va male, io ve lo carico lo stesso perché dovete vedere cosa è successo. E quanto è pericoloso questo bug. Ve lo giuro. È qualcosa di veramente osceno che devono fixare. Allora, come armi non sono messo male. Mi servono i pupazzi di neve. Ho anche degli scudini. Sono vicino alla safe. Perfetto, non c'è più nessuno neanche in questa zona. Questi li bevo. Ho una trappola. Lì mi è sembrato di vedere un'ombra muoversi. Sembrerebbe di no. Ho l'impressione che lui abbia un cecchino. Non ho un cecchino, ok, l'abbiamo scoperto. Si vuole avvicinare? Dai che muori. Ragazzi, è rimasto a 10 HP. È rimasto a 10 HP perché io non ho usato il pompo e ho usato la mitraglietta, non ci voglio credere. Ragazzi, visto che il video sarebbe uscito decisamente troppo corto, con solo quei 5 minuti dove riuscivo a killare quel tipo con il bug, ho deciso di fare un altro game. Scendo in un posto dove non scendo da tipo 2 season, ovvero Fatalfield. Non scendo qui da un botto di tempo, ma tantissimo. Forse non scendo qui dalle missioni del compleanno di Fortnite ed è veramente veramente tanto. Intendo per fare una partita più o meno decente. Allora, di sicuro c'è un altro player in mezzo al grano che non vedrò tipo mai più. Una chest, quasi mi dimentico anche dove sono le chest.
Mitraglietta, ok, ho preso tutto in questo piano, tranne nelle stanze ovviamente, ma quelle le controllo dopo. Altra mitraglietta, non ho trovato ancora un pompa. Non lo vedo da nessuna parte comunque io, eh. Facciamo così, così e così. Devo capire dove si sta muovendo. Olè! Qua dentro dovrei avere qualcos'altro, forse, spero. Un altro assalto, che ovviamente non ricaricherò il mio. In modo da avere più proiettili, anche se sono pochi in più, ma comunque sono proiettili in più. Vediamo qua, non c'è nulla. Materiali e basta, qua in questa casa si fanno un botto, ma veramente un botto di materiali, ragazzi. Doppie pistole subito, al posto delle granate. No, al posto di questa cosa qui che fa schifo. A meno che non trovo un pompa, ovviamente, poi prendo quello. Perché non me la piazzate lì? Non lo so. Non aveva granché quel tipo, quindi non ha senso neanche andare a lootarlo. Mi sa che aveva la pistolina col mirino. E mi fa decisamente molto molto schifo, quindi non andrò neanche a prenderla. Prenderò giusto le munizioni che mi servono. C'era qualcuno passando sopra di me con un aereo, non so dove di preciso. Oh, altro che non aveva granché. No, non aveva granché, ok, niente. Strana questa cosa che se muoiono nel grano e non spacchi il grano, tipo mentre stanno saltando, tutto il loot è raggruppato, come avete visto adesso. C'è qualcun altro e io ho trovato qualcosa di bello. Non ho capito cosa stesse facendo. Mi sa che c'è qualcun altro ancora. In mezzo al grano magari. Facciamo esplodere un po' di roba e vediamo. Ho lanciato tutto nello stesso posto, veramente. Mi serve molta roba di quello che aveva lui. Molta, molta, molta roba. Tipo questo. Questo e faccio così. Anche se è molto pericoloso. Però lo provo. Perché aveva sparato con il pompa? Questo non lo so. Non ha neanche reagito come l'ho ucciso. Cioè, come lo stavo per uccidere. L'ho sparato e non si è mosso. Allora, ho di sicuro un full scudo. Qua di sicuro è passato qualcuno. Non so se si è andato a lottare lì o se poi è venuto verso di me. Però comunque qua è senza ombra di dubbio passato qualcuno. Vorrei capire, ora che la neve si sta scongelando, i pupazzi di neve che fine fanno? Ragazzi, secondo voi? Secondo voi che fine fanno? Perché non ha più senso averli i pupazzi di neve ormai. Se si sta scongelando tutto, dove ti nascondi? In mezzo alla neve? Cioè, ok, un pupazzo di neve in mezzo alla zona qua sotto, però non è che sia il massimo metterlo in mezzo all'erba. Anzi, fa proprio schifo. Sono abbastanza vicino a Salty, 37 player in vita, 36 oltre a me. Sicuramente c'è qualcuno che corre verso Salty insieme a me. Vai solo a capire dove e magari lo uccidi. A meno che non ci sia qualcuno che sta fightando proprio dentro, Salty. Non so cosa dirvi, ragazzi. Andate a chiedere a lui perché ha fatto sta roba. E balliamo. Dabbiamo. Adesso mi uccidono perché ho dabbato. Tipo, mentre sto dabbando mi uccide qualcuno con una cecchinata da 350 metri. Sono abbastanza sicuro che avesse un po' di materiali sto tizio, visto che stava buildando così tanto.
Sembrava avesse anche una Deagle, invece no. 2 AK-47 così random ce li aveva. Materiali non ne aveva neanche troppi. O si stava suicidando. Oppure non so cosa dirvi. Non aveva neanche launchpad. Trappole nemmeno. Boh. Ha sfondato, è entrato dentro, non ho più le granate. Tira fuori la testolina. Io sono fermo in mezzo al nulla. Così non capisci quando ti sto mirando o quando non ti sto mirando. Dai, tira fuori la testa. Non l'ho hittato? Mi si è incastrato il filo del mouse. Pensavo di avere ancora la mitraglietta. Ragazzi, non so perché non riesco a giocare bene. Fantastico. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, iscrivetevi anche su ciò che ci sono in descrizione, ci vediamo in un prossimo video, grazie, arrivederci, alla prossima!